Ciao a tutti, eccomi qua con questo look un po' vampiresco, visti i toni usati. Ho usato il rosso, ho usato questo rossetto scuro. L'ho chiamato Perfect Instagram Look perché, insomma, a me piace guardare le varie foto di Instagram, anche di persone che non seguo, magari andare tra i migliori così, e vedo tantissime ragazze che indossano spesso look del genere, comunque labbra scure, eyeliner, insomma look un po' anni 90, sopracciglia definite, eccetera eccetera. Certo, io col mio riporto non posso competere, però ho provato a ricreare, insomma, la mia idea del look Instagram del momento, e appunto sono molto di tendenza queste tonalità, rossetti scuri, ombretti caldi sulle tonalità del rosso. Infatti io voglio acquistare la Venus Palette di Lancrime e non vedo l'ora di avere un paio di spiccioli messi da parte per prenderla, perché mi piace un sacco, me l'ha messa in testa mia sorella, vogliamo prendercela insieme. E quindi intanto ho fatto il look con quello che avevo in casa. Ma appena avrò la Venus sicuramente vi farò un video. Intanto beccatevi questo e spero vi piaccia e alla prossima. Ciao! Bene, la base viso e occhi è già pronta. Adesso passiamo agli ombretti. Come prima cosa vado a stendere un color carne come questo con un pennellone grande su tutta la palpebra. E vado poi a prendere Faint dalla Naked Basics, ne basta poco, e lo vado a sfumare sulla piega. Ok, per ora la palpebra superiore va bene così. Passo a quella inferiore e andrò a fare un mix con questo rosso qui e questo qui che è un marrone rossastro. Eccolo qua, in modo insomma da non sembrare proprio sanguinolenta. Vediamo un po' cosa riesco a fare. E lo porto vicino alle ciglia inferiori. E con un altro pennello e Naked 2, mischiato un po' anche a Faint, vado a sfumare.
prendo un tono aranciato come questo, sempre nel pennello da sfumatura, e lo ripasso. E ora con il mio eyeliner nero preferito e un pennello angolato vado a fare una bella riga di eyeliner nella palpebra superiore. Con il prodotto che mi è rimasto sul pennello vado ad intensificare l'attaccatura delle ciglia inferiori. E per terminare con un ombretto nero vado a fissare la linea che ho fatto. Ok, torno alla palpebra superiore e vado a scegliere il rosso più scuro, sempre con il mio pennellino da sfumatura, e lo porto qui. Riprendo Faint e ne sfumo un altro po'. Se mi serve, vado ad intensificare il rosso vicino alle ciglia inferiori. E come ho fatto prima, prendo di nuovo Faint in modo da darci anche una sfumatura un po' più scura. Mascara. E ovviamente super sopracciglia. Per il contouring vado a scegliere il blush top di NYX. E sulle guance un velo di blush. E sulle labbra ho deciso di applicare Wonka di Mulac, perché insomma i rossetti scuri sono il trend del momento, poi io lo adoro. E ecco, come vedete ho steso bene un solo strato di rossetto in modo da far uscire anche un po' la componente rossa,
E niente, trovo che ci stia molto bene, anche se un po' forse vampiresco, però mi piace. E ecco, avevo in mente questo look da un po' di giorni, sono contenta che sono riuscita a farlo. Spero piaccia anche a voi, spero di avervi dato una buona idea. Vi bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!